Ciao, ben ritrovati in questo nuovo video spesa, la prima di luglio. Ho fatto un pochino di scorta delle cose che mi mancavano, alcune cose le ho cambiate rispetto alle abitudini invernali perché fa veramente caldo e quindi niente, alcune cose non mi vanno, ve lo dico già subito, le fette biscottate non le tollero più con questo caldo e quindi ho cambiato genere. Visto che sono tante le cosine, inizio subito con farvele vedere. Inizio subito da una panoramica, non è solo Eurospin. Per la maggior parte sì. E iniziamo subito da quello che ho comprato alla CRAI. Mi avvicino agli scontrini. Allora, alla CRAI ho comprato solo queste due pacchi di brioche della Kinder. Questo pane choc e questo Kinder Brioche. Pensavo che fossero ancora in offerta come la volta scorsa, invece no, le ho prese a prezzo pieno, 2,49 € ogni pacco. Poi nello store di Caffettiamo ho comprato queste cialde al caffè al ginseng, sono del caffè Borbone, vediamo come sono, non le ho mai comprate, quindi sarà una novità principalmente anche per me. Queste qua, queste cialde, 18 cialde, 6,50 €. E poi continuiamo con tutto quello che ho preso all'Eurospin e iniziamo dalle patatine rustiche per i ragazzi, queste della Mambo Kids, due pacchi, 59 centesimi ciascuno. Poi ho preso i fusi di pollo, questo bel pacco da 950 grammi, 3,69 €. Poi ho preso le crocchette, i simili chicken McNuggets del McDonald's. 2,49 €, poi i Gordon Blue 735 grammi, 3,49 €. Poi, come vi avevo detto nell'anteprima, ho cambiato acquisto per la colazione. Invece delle fette biscottate, i biscotti ai cereali classici, ne ho presi tre pacchi perché sono in offerta da Volandino. Quindi ogni pacco da 500 grammi, 99 centesimi, e io ne ho presi tre. Poi saltiamo dal food a cose per la persona, per la cura della persona, ho comprato questa spuma per capelli, effetto modellante volume. Questa qua anche in offerta a 99 centesimi. E poi vediamo, per la prima volta ho comprato questi rasoi per lady, per donna. Sono tre lame. Spero non siano come gli ultimi che ho comprato, non ricordo nemmeno dove, che comunque mi hanno provocato varie ferite nelle gambe, quindi spero in queste che siano migliori. Queste qua sono costate 1,99 €, poi dischetti struccanti 89 centesimi e poi formaggi Lemmental 2,39 € e poi l'acqua. Ne ho prese due confezioni, due casse, 2,28 € in totale. Poi ho preso l'anguria, anche questa in offerta, era 39 centesimi al chilo ed è venuta 3,76 €. E poi provolone piccante della Land, 2,29 €. Altri affettato, perché ho comprato vari affettati, visto che adesso anche noi andremo a mare, si spera, e quindi per mangiare lì sulla spiaggia si faranno panini, niente di complicato. E quindi ho preso l'arrosto di pollo, due confezioni, 1,29 € ciascuno. Poi il salame del tipo Milano, e poi al contrario, sempre a fette, 1,09 € ciascuno. L'arrosto di tacchino, anche di questo due confezioni, 1,19 €. E poi ho preso la bresaola in offerta, la bresaola che è costata 1,59 € per 80 grammi, 1,59 € ogni confezione. Poi sapone liquido di questo con il dosatore della Near. E questo qua è costato 99 centesimi. Uno di Cantegina della Delicata, 1,29 €. Il sale grosso, perché da tempo mio figlio vuole fatta la focaccia. Spero quindi di riuscire ad avere tempo per farla. Intanto ho comprato il sale, perché ogni volta che ho avuto tempo poi è mancato appunto un ingrediente.
E quindi sale grosso 17 centesimi, poi varie bibite multivitaminico, anche questo tipo ACE, 99 centesimi ogni brick, sono 4, poi olive giganti, vi faccio vedere olive giganti, queste qua della Varia Gusto. E queste sono costate 560 grammi, 1,69 euro. Poi filetti di acciuga, questi qua della Ondina, filetti di acciuga 160 grammi, 2,29 euro. Poi giardiniera 69 centesimi, sempre della Varia Gusto. E poi la mozzarella, la pizzarella anzi. Ho comprato questa volta quella più piccina perché ogni volta poi quella grande non viene modo per consumarla tutta e quindi preferisco questa volta comprare questa piccina da 400 grammi, 1,79 euro. Poi, non ricordando se a casa ce n'era ancora, ne ho comprato un'altra, tanto comunque si consuma la carne lessata in gelatina della Buonpascolo e questa qua è 2,09 euro. Panna da cucina, finita anche questa, ne ho prese due. 59 centesimi ciascuno, poi altre cose in offerta, le salviettine struccanti e ne ho prese infatti due. Queste qua 25 salviettine struccanti, 69 centesimi ogni una. E poi Justel a non finire perché le avevo terminate completamente, ne ho prese 6 di questi, sono pacco doppio praticamente. 49 centesimi ogni una, quindi in totale 2,94 euro. Poi, altra mozzarella, ho preso il bustone, mozzarella 4 da 125 grammi ogni uno, anche questa credo che fosse in offerte 1,59 euro. Poi salame rustico, questo bel salame della bottega del gusto, questo qua 4,99 euro. Poi ho preso le mandorle già sgusciate, perché sta piacendo molto questo pesto grezzo che faccio appunto con questo tipo di mandorle, quindi ne ho prese due confezioni, 1,29 euro. D'estate questo tipo di pesto al basilico, insomma, niente di preparato così caldo va benissimo. E poi questo pesto è anche fresco perché c'è la menta, c'è il limone, insomma, è buonissimo. Poi yogurt greco, ne ho presi ben 16. 16 di yogurt greco alternandolo, questo qua ai mirtilli e questo qua alla pesca. Non c'era la vaniglia e mi è dispiaciuto questo. Yogurt greco. Allora, ne ha fatte va varie battute. 8 pezzi per 89, 7,12 euro. Altri 8 pezzi per 89, 7,12 euro. Quindi 14,24 euro. E poi l'ultima cosa acquistata, i cappelletti di crudo, di prosciutto crudo, i soliti che compro io, anche questi d'estate vanno via come l'acqua, 2,49 euro, insomma per un totale di 85,76 euro, tutta questa spesa, solo dell'Eurospin, poi vabbè altri 5 euro dalla CRAI, insomma questa è la spesa. Appoggiati sugli affettati, concludo questo video. Come avete visto, ho comprato alcune cose che avevo abbandonato quest'inverno, comunque che compravo raramente, appunto come i biscotti e i cereali, perché veramente le fette biscottate d'estate, meno che non si vada di burro e marmellata, comunque a me anche la marmellata in questo e la confettura in questo periodo sta dando a noia, quindi preferisco mangiare frutta fresca già di mattina per variare rispetto alla confettura e quindi anche le fette biscottate via. Poi, come vi ho fatto vedere, la novità sono le cialde che vorrò provare presto. Voglio solo sincerarmi che non ci sia caffeina, quindi evitare quindi di prenderlo la sera, però appena mi sarò sincerata di questo, sicuramente lo proverò.
Niente, altro da dire non c'è. Erano previsti altri acquisti, ma non ci sono arrivata. Quindi vediamo se riesco. Non sono comunque acquisti urgenti. E quindi, se capita nei prossimi giorni, magari entro venerdì, ecco, visto che comunque venerdì si avvicina e c'è il classico video spesa. Solitamente faccio un video dove compro delle cosine e ve le faccio vedere. Penso prossimamente ci saranno anche altre novità di acquisti. Oggi stavo valutando qualcosa, visto che comunque sono arrivata alla soglia per recuperare qualche buono sconto, e quindi vi farò vedere in seguito. Allora, io adesso quindi vi saluto. Spero che la vostra settimana stia andando bene come sta andando bene la mia. E niente, noi ci vediamo presto con altri video. Un bacione e un abbraccio, ciao!